Teenage Engineering è un brand svedese con base a Stoccolma, fondato nel 2005 e specializzato nella produzione di sintetizzatori, campionatori e altri dispositivi elettronici per creare musica. Alla fine del 2023 ha introdotto sul mercato un nuovo sampler, ovvero l'EP133KO2. Per introdurre una guida di quasi due ore dedicata alle funzioni pratiche di questo dispositivo davvero versatile, che può essere alternativamente un campionatore, un synth composer e una drum machine. Cominciamo con il packaging del prodotto e con un classico unboxing per vedere cosa c'è nella confezione originale. Bellissima grafica dedicata al grande Cassius Clay con un packaging che rispetta perfettamente lo stile del brand svedese molto tech retro. All'interno un plastificato A4 che contiene un utile sunto dei principali comandi. Che sarà molto utile una volta approfondite le funzioni del dispositivo. I pulsanti, le manopole e i pad sono moltissimi e alcuni di essi sono multifunzione. Ecco perché una guida veloce che sia in grado di ricordarvi alcune delle combinazioni più importanti è assolutamente essenziale come promemoria da portarsi dietro. Le manopole o knobs sono in tutto quattro e le trovate sciolte nella confezione. Devono essere necessariamente assemblate dall'utente e i colori servono a distinguerle proprio durante l'operazione di montaggio, che vi faremo vedere passo passo. Nel piccolo pocket nero stilosissimo ci sono una serie di adesivi, un disclaimer e tutti gli indirizzi necessari per consultare un utilissimo manuale online interattivo pubblicato sul sito web ufficiale di Teenage Engineering. Il packaging è davvero molto bello ed ergonomico, come potete vedere, però non è sfortunatamente riutilizzabile per riporre il dispositivo perché è molto preciso. Infatti, non potrete richiudere il coperchio di plastica del packaging una volta montate le manopole, perché eh, non c'entrano, andrebbero smontate tutte le volte, non è il caso. Per trasportare il dispositivo, allora dovrete ricorrere a speciali borse che Teenage Engineering vende separatamente. È giunto il momento di assemblare le manopole x arancione e y nero e quella bianca del volume. L'ultima delle quattro è la grigia del fader. Guardiamo insieme come si presenta KO2 prima ancora di metterlo in funzione. Nonostante la maneggevolezza e la leggerezza del dispositivo, ha una certa solidità costruttiva, plastiche piuttosto dure e resistenti a partire dal pulsante di accessione che vi facciamo vedere direttamente e che è qua dietro è piuttosto diciamo resistente dall'idea che anche con il tempo il power non si debba rompere ok quindi ora in questo momento lo spengiamo quindi come vedete richiede una pressione abbastanza notevole. Le porte di KO2 sono ovviamente posizionate sulla parte posteriore del dispositivo esattamente come il pulsante di accensione. C'è però diciamo questo layout, questo design eh, molto molto bello del dispositivo che ci consente immediatamente di individuare anche frontalmente quali sono le porte. Abbiamo quindi un'uscita che in questo momento Stiamo utilizzando in connessione con la nostra videocamera proprio per farvi sentire eh, tutto quello che KO2 può fare. Quindi un'uscita che può essere utilizzata anche in connessione con una cuffia mentre lavorate oppure con il vostro sound system, cosa che vi consentirebbe in questo caso di sentire da dei diffusori tutto quello che fate ma anche di utilizzarlo live. Un ingresso, input, lo vedete qua in arancione per poter connettere qualsiasi dispositivo di linea, da uno smartphone a un piatto per riprodurre vinili, eh, quindi un aspetto che vedremo, eh, ma che consente appunto di campionare i suoni anche da un dispositivo esterno. Le connessioni invece successive, Sync e MIDI, che ovviamente servono a... Connessioni per sincronizzare altri dispositivi e per connessioni MIDI e una porta USB C, questa qua, che voi vedete in questo momento uh, di fianco al power, è indicata da questo rettangolino grigio. Una porta USB-C che consente la connessione con un computer e quindi non solamente da un punto di vista dell'alimentazione, ma per dialogare con il vostro DOW per esempio Ableton Live e anche per la gestione di altre funzioni, per esempio il caricamento di sample che KO2 consente con un'applicazione online preposta da Teenage Engineering senza bisogno di scaricare alcun software e sfruttando la tecnologia WebMIDI. Vedremo questa funzione nel dettaglio e in seguito. In pratica voi senza avere un'applicazione nativa avete un'applicazione web che vi consente attraverso la connessione USB-C di caricare sample e fare altre operazioni di gestione con una connessione internet e con questa interfaccia che sostanzialmente si attiva direttamente da browser senza bisogno di dover installare alcun software. Come si alimenta KO2? La porta USB ovviamente serve anche ad alimentarlo, quindi se lo avete collegato direttamente al vostro computer con la porta USB-C potete alimentare il vostro dispositivo. Ma attenzione, è possibile connetterlo anche ad un alimentatore 5V che non è incluso, che equivale più o meno a quelli che utilizzate per caricare i vostri cellulari, quindi assicurandovi che sia un 5V, che abbia una connessione USB-C, voi potete tranquillamente alimentare con una linea di corrente il vostro KO2, non è solo perché il dispositivo si alimenta con quattro batterie AAA e il comparto per inserirle è questo qui. Che io sto toccando in questo momento. La scocca del dispositivo che contiene le batterie che stavo appena toccando si apre facendo pressione laterale in questo punto del dispositivo e si richiude altrettanto facilmente. Ecco qua lo vediamo insieme. Vedete, l'ho appena sollevato e posso, facendo molta attenzione, togliere, come vedete, noi abbiamo inserito già quattro batterie. E altrettanto facilmente, attenzione a far combaciare i punti, si richiude. Questa è una griglia molto simile a quella di un piccolo diffusore di una radio a transistor, per esempio, no? anche perché dal punto di vista del layout e dell'aspetto teenage engineering ha fatto un lavoro veramente molto bello, un po' retro. Diciamo per quanto riguarda proprio l'aspetto di KO2. Quindi, questo piccolo diffusore ovviamente riproduce i suoni nel momento in cui voi lo state utilizzando. Ovviamente, ha la qualità che ha, ma se in quel momento non avete a disposizione una cuffia da inserire nell'uscita oppure un sound system, lui vi consente di ascoltare quello che state facendo. Ma non solo, ma soprattutto è qui che si trova il microfono incorporato. Per campionare al volo la nostra voce, suoni live, rumori e via dicendo. Quindi è un campionatore a tutti gli effetti che, oltre appunto, all'input che ci consente di inserire fonti esterne come un giradischi o un cellulare, appunto consente di utilizzare quella parte lì del dispositivo. Questo microfono incorporato, appunto per poter campionare al volo, per esempio, un rumore o la nostra voce. Proviamo ad accendere il dispositivo attraverso la slitta di accensione arancione che abbiamo già visto che si trova appunto sul lato posteriore di KO2. Lo abbiamo acceso, come vedete il display si illumina per un attimo e poi rimangono accese solamente alcune indicazioni e indicatori. Sono presenti alcuni indicatori che in questo momento sono spenti, altri sono accesi. Sono molto belli da vedere tra l'altro e con una splendida rappresentazione grafica molto retro come dicevamo impareremo a capire che cosa significano e cosa indicano i vari indicatori passo passo cominciamo insieme a vedere del dispositivo i pad che sono questi i pulsanti che sono per esempio questo questo ma anche questo 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 e le manopole per esempio qui ne abbiamo due. Le manopole, come abbiamo visto nella fase unboxing del nostro video, vengono messe separatamente nella confezione e vanno assemblate dal momento in cui tirate fuori il vostro KO2. Avrete fatto caso che molti pulsanti hanno una doppia valenza. Per esempio, al di sotto di sound c'è scritto anche edit. Edit non è un pulsante, ma significa che... La combinazione del pulsante Sound con altri pulsanti, il pulsante Shift, consente di attivare quella funzione che è indicata al di sotto di alcuni di quei pulsanti. Quindi, per esempio, sappiamo che Sound in combinazione con altri pulsanti può attivare la funzione Edit, Main può attivare la funzione Commit, Tempo può attivare la funzione Loop e via dicendo. Come vedete, sono molti Sample, Chop. Timing, Correct, FX che sono gli effetti output, Erase, System e via dicendo. Come dicevamo molto spesso, anche se non sempre, il pulsante Shift, che è un pulsante multifunzioni, attiva numerosi parametri attraverso la combinazione tra Shift e i pulsanti che abbiamo visto. I pad centrali, come abbiamo visto, sono divisi in due parti, ci sono quattro pulsanti verticali. Grigio chiaro e tutti gli altri pad di grigio scuro. I pad verticali sono indicati con delle lettere A, B, C e D. Questi pad verticali sono i cosiddetti gruppi, quattro gruppi che sono associati a 12 pad grigio scuro, ciascuno dei quali può riprodurre un suono assegnato. I suoni ovviamente cambiano in base al gruppo scelto, quindi su A avrò una serie di suoni, su B avrò un'altra serie di suoni, su C e su D avrò altri suoni ancora. Per esempio in questo momento che sono su A vedo l'indicatore luminoso, quando vado su B vedo l'indicatore luminoso e così via, quindi posso sapere in quale gruppo sono. In questo momento sono sul gruppo A e se suono tra Kick... e i hats sento che qui ho già assegnato ovviamente dei suoni di batteria che normalmente funzionano già di default poi vedremo in che modo si possono scegliere assegnare, eh, spostare fare tutto quello che volete se passo su B sentirò per esempio dei bassi Normalmente Teenage Engineering sceglie di assegnare ad ogni gruppo determinati tipi di suono, eh, diciamo inventandosi una gerarchia, poi questa gerarchia in base al vostro modo di lavorare voi potete cambiarla, ma va da sé che potrebbe essere molto comodo seguire, noi abbiamo fatto questo per questo video tutorial seguire, diciamo la logica che Teenage Engineering indica, quindi in questo caso i suoni batteria su A i suoni di basso su B, su C le melodie e su D i campioni on quelli fatti da noi diciamo. È un esempio. Se in questo momento premo play posso sentire una sequenza che abbiamo registrato coinvolgendo tutti e quattro i gruppi e alcuni pad con i suoni diversamente assegnati gruppo per gruppo. Le spie luminose e lampeggianti che vedete comparire accanto ai pad durante la riproduzione ci indicano appunto quali suoni sono stati utilizzati e quando entrano in gioco nella nostra sequenza. È un tipo di memorizzazione visuale molto utile. Li possiamo vedere gruppo per gruppo semplicemente selezionando un gruppo diverso durante la riproduzione. Facciamo una prova premendo intanto play. Questo è il nostro bounce, il nostro beat. Se vedete in questo momento siamo nel gruppo A e lui ci fa vedere quali sono i suoni coinvolti illuminando di volta in volta in base alle battute. Se mi sposto su B, è coinvolto ecco questa linea di basso in questo momento. Basso. Basso. Se mi sposto sul gruppo C, posso vedere che la melodia è quella lì. Spostandomi invece sul gruppo D, Posso vedere che ho utilizzato diversi campioni HomeMade. Uno, due, tre, vedete? Si illuminano successivamente. Come vedete, il display mi fa vedere le battute. Per stoppare la riproduzione, ripremo Play. Torniamo quindi a parlare della struttura che contiene l'organizzazione del brano e che è importante come conoscenza base e fondamentale del dispositivo. KO2 salva tutto quello che fate per costruire il vostro bit in un progetto. Può quindi contenere fino a 9 progetti corrispondenti ai valori alfanumerici del pad. Ogni progetto quindi è il contenitore che contiene prima di tutto i vostri potenziali suoni assegnati a tutti i pad gruppo per gruppo. Di default, ovvero quando togliete il dispositivo nuovo di pacca dal suo packaging, K2O ha già una serie di progetti, dove i quattro gruppi principali A, B, C e D sono popolati da suoni e sono i primi cinque progetti. Il progetto 6, il progetto 7, il progetto 8 e il progetto 9 sono completamente vuoti. E pronti per essere popolati dai suoni che preferite utilizzare. Come si naviga tra i progetti che sono già disponibili? Premendo e tenendo premuto questo pulsante qui, il pulsante Main, e contemporaneamente tenendo premuto uno dei pad da 1 a 9, fino a quando la scritta che vedete sul display, per esempio P4, non smette di lampeggiare. A quel punto voi sapete di essere. Nel progetto P4 potete rilasciare i pulsanti e il progetto viene caricato. Proviamo a livello empirico, quindi se io tengo premuto il pulsante main e contemporaneamente premo il pad 9, mi sposterò e caricherò il progetto 9. Quindi main, vedete il display P9 lampeggiante, rilascio, io adesso in questo momento sono sul progetto P9. Va da sé che se mi devo spostare, quindi Main e 7, P7, sono sul progetto 7. Main e 9, di nuovo, P9, sono sul progetto 9. Sul progetto 9 non c'è niente, è vuoto, quindi se io premo il gruppo A e provo i miei pad, sento che non suonano, perché devono essere ancora popolati. Quindi vado su B, su C, su D. E non c'è nessun campione se mi risposto sul progetto 7, vedete OK, tutti i campioni sono presenti perché li abbiamo popolati noi. Se mi risposto sul progetto 9, questo appunto è vuoto. È pronto per essere utilizzato. Vediamo in dettaglio l'architettura di KO2 perché è abbastanza complessa, anche se poi entrati, diciamo, nel vivo sarà molto agile e facile, diciamo, attivare tutte le funzioni, ma le possibilità di modifica di un bounce, di un ritmo, di un bit sono veramente infinite. Diciamo questo che all'interno di ogni progetto ogni gruppo A B C D contiene dei pattern. Per esempio, in questo momento, se io tengo premuto il gruppo A, vedete che sul display appare la scritta A01. Significa che in questo momento il gruppo A01, cioè il gruppo A, utilizza il primo pattern disponibile. Sono disponibili fino a 99 pattern, ovvero ciascun gruppo può contenere 99 di questi pattern. Dove ci possono essere delle differenze dal punto di vista dei suoni, quindi con delle combinazioni infinite, i pattern peraltro li si possono cambiare facilmente anche durante la riproduzione di un brano. Quindi, rendendo per esempio l'esperienza live molto viva e dinamica. Quindi, se io per esempio vado sul gruppo B, tengo premuto il gruppo B, vedo che B è B01 vedo che C è C01, vedo che D è D01. Per esempio, per vedere che tipo di modifiche si possono fare, io posso tornare momentaneamente premendo main e 7 al gruppo 7, ok? E vedere, per esempio, che il gruppo A, il gruppo B, il gruppo C e il gruppo D utilizzano in tutti i casi il pattern numero 1. Vediamo però come è possibile spostarsi tra pattern e pattern e sentire se sono state fatte delle modifiche eh, nei pattern successivi contenuti all'interno di ciascun gruppo per modificare diciamo la struttura di un bit. Come mi sposto, sposto all'interno dei pattern? Semplicemente tenendo sempre premuto il gruppo che mi interessa sul quale mi interessa lavorare, e con i pulsanti più e meno mi sposto. Vedete che il display cambia. Pattern 2, Pattern 3, Pattern 4, eccetera. Vedete? Stessa cosa lo posso fare per il B. Pattern 2, 3, eccetera. Un esempio è se io ora riproduco il brano, vado sul gruppo A, dove ci sono determinati suoni in questo momento che sono stati attivati. Se io tengo premuto il gruppo in modo da visualizzare sul display pattern il pattern, lo posso spostare con i pulsanti più e meno e sentite che il beat è cambiato ci sono delle differenze su pattern 2 sposto il pattern 2 su B invece sentite sono cambiate altre cose per quanto riguarda la linea dei bassi Posso tornare per esempio in questo caso sul pattern 1. Sentite? C'è una combinazione in questo caso di pattern 1 e pattern 2 sui due gruppi differenti, A e B. Pattern 3. Altre differenze. E via discendo. Perché accade tutto questo in questa combinazione che abbiamo visto tra pad, pattern, gruppi e progetti, diciamo. Ogni pattern si porta dietro una serie di scene. E anche in questo caso è possibile creare e arrangiare diversamente fino a 99 scene per ogni progetto. Nel nostro caso, alcune scene del pattern 2, per esempio, hanno suoni diversi rispetto a quelle contenute nel pattern 1 che abbiamo sentito del gruppo A. Questo ci consente di cambiare la morfologia del nostro brano e quindi di farlo evolvere. Quindi, se i pattern li cambiavo tenendo premuto il gruppo con i pulsanti più e meno, in questo caso tenendo premuto main e usando sempre i pulsanti più e meno, posso spostarmi da una scena a un'altra. Main, vedete, qui mi dice che in questo caso la scena attiva sul gruppo A e sul pattern 1 del gruppo a evidentemente è la scena 6 se io mi sposto vedete che non ho altre scene perché non ne sono state create però avrei potuto crearne fino a 99 se vado indietro vedete che ci sono 6 scene attive ok per esempio ora io riproduco la scena 2 sentite tutta un'altra cosa Scena 3, sentite? Cambiata. Scena 2. Evidentemente la scena 3, 4 e 5 sono state duplicate per avere una situazione molto simile, mentre le prime, sentite? Le prime erano ancora in uno stato embrionale con il brano che si evolveva diversamente. Cosa significa quindi tutto quello che abbiamo visto fino adesso, che la combinazione di gruppi, pad, pattern e scene all'interno di un progetto complessivo può dare vita a una serie infinita di varianti. Spostiamoci quindi sul nostro progetto 9, tenendo premuto main, successivamente il pulsante 9, P9 lampeggia sul display, siamo sul progetto 9. Questo perché vogliamo capire come siamo arrivati fino a questo punto e quindi partire da zero. Una cosa che possiamo già fare in termini intuitivi è per esempio premere il pulsante Sound, che è relativo ovviamente ai suoni. Quando lo premo e lo lascio andare, sul display vedo che l'indicatore Sound si illumina, è questo qua, l'indicatore Sound, e queste tre lineette mi dicono che nessun suono è stato assegnato. Se, per esempio, mi spostassi su un progetto pieno, vediamo che cosa accadrebbe. Prima di spostarmi su un progetto pieno, io ripremo il pulsante Main per tornare, diciamo, a vedere quelle che sono i bars, le battute. No? Perché questo? Perché il pulsante Main, che molto spesso è un pulsante multifunzione come lo Shift, che ci consente, per esempio, se, premu se tenuto premuto in combinazione di altri tasti, di attivare, per esempio, i progetti, come abbiamo visto ha anche da solo la funzione di home, cioè di tornare alla base del display di default. Quindi tutte le volte che io mi trovo dentro una funzione, in questo caso ero dentro la funzione sound, ripremendo main torno alla base. Ora, in questo caso sono tornato alla base e allora tenendo premuto main e 7, il pad 7, mi sposto sul progetto 7 che era quello popolato. Lo provo a riprodurre per vedere se era proprio quello. Perfetto, ci sono i nostri suoni. Ecco se per esempio ora io mi spostassi sul gruppo A e premessi sound vedo che in questo momento c'è un numero qua 109, non ci sono più quelle tre stanghette anonime, ma c'è un numero preciso che si riferisce al suono numero 4, corrispondente al pad 4 del gruppo A in questo caso. Se io cambiassi, se io cambiassi premendo il pad 7 corrispondente al suono hi hat Vedete, che qui cambia il numero, è il 230, lo snare, eh, intorno ai 100, i kick molto più in basso. Già capisco che di 100 in 100, più o meno, KO2 ha dei suoni memorizzati all'interno del sampler che io posso richiamare e assegnare diversamente ai vari pad in modo da potermi orientare. Poi vedremo come ci sono vari modi per orientarsi tra i suoni presenti. La cosa importante da capire, intanto, è che. Ogni numero, ad ogni numero corrisponde un tipo di suono specifico memorizzato e comunque che voi già trovate all'interno del sampler una serie di suoni di default per cominciare a utilizzarlo. Quindi non è che dovete campionare tutto, cioè ci sono già moltissimi campioni all'interno eh, che sono memorizzati. Questo non vuol dire per esempio che se io vado nel progetto 9. Non avrò, eh, non, cioè dovrò ricampionare quei suoni. No, li devo semplicemente richiamare dalla memoria e assegnarli ai pad vuoti. Secondo l'ordine che mi piace di più, in questo caso ora io vado sui bassi, e vedo che i bassi sono intorno all'unità numerica dei 400. Le melodie sul gruppo C, sul 500. Tornerò quindi al mio progetto vuoto. Quindi main. 9, P9 lampeggia, posso lasciare andare, sono sul progetto 9 e i miei pad, contestualmente ai vari gruppi disponibili, non suonano niente. Dovrò quindi assegnare loro dei suoni. La libreria dei suoni di KO2 può contenerne fino a 999, è un po' una costante del dispositivo. La navigazione tra i sample disponibili e caricati di default cioè di fabbrica e quindi la contestuale assegnazione a ciascun pad di ciascun gruppo si può fare attraverso la tastiera del dispositivo oppure tramite computer grazie l'avevamo anticipato ad un'interfaccia web midi che può essere attivata da qualsiasi browser vedremo insieme entrambe le procedure ma nel frattempo sarà utile capire un concetto Teenage Engineering, il brand svedese che produce KO2, consiglia, come vi avevamo detto, l'organizzazione dei gruppi di suoni assegnando a quello A i suoni di batteria, a quello B i bassi, a C le melodie e a D i sample registrati dal, dall'utente. Niente vieta di organizzare i suoni in modo diverso e secondo le nostre esigenze, ma i progetti già popolati di suoni, quelli dal primo al quinto compreso, sono organizzati secondo questo criterio. Seguiremo quindi il consiglio di Teenage Engineering e procederemo in questo modo. Visualizziamo insieme uno schema utile per capire come sono organizzati i nostri suoni e quindi poi poter popolare facilmente il dispositivo. I kick della batteria occupano i numeri dal primo al 99 ⁇ Gli snares, sempre della batteria, vanno dal 100 al 199 ⁇ Troviamo invece tutti gli head dal 200 al 299 ⁇ Seguono le percussioni dal 300 al 399 ⁇ i bassi dal 400 al 499 ⁇ i suoni melodici dal 500 al 599 ⁇ le restanti slot fino alla 999 sono vuote e possono essere riempite con i suoni registrati e creati dall'utente, quindi i vostri campioni. Dopo lo schema vi ricordiamo un'ultima cosa importante: KO2 consente con una serie di funzioni di editing di modificare, tagliare, cambiare, accorciare, allungare i suoni caricati nel dispositivo. Però tutto questo avviene in modo non distruttivo, ovvero il sample originale non viene mai modificato solo la modifica viene memorizzata all'interno del dispositivo, ma il sample originale non viene mai modificato e distrutto. Entriamo nel vivo. Mi posiziono sul gruppo A. Sono ovviamente nel mio progetto 9, ok? Che è quello vuoto. Mi posiziono nel gruppo A e premo il pad 1. Successivamente premo il pulsante Sound e mi accorgo che ovviamente al Pad 1 non corrisponde nessuna assegnazione, ovvero ci sono tre linette vuote che io posso andare a popolare. Se io premo il pulsante Più o meno, Io andrò avanti suono per suono e non solo li ascolterò in preview ma vedrò nel display il numero che cambia in modo progressivo da 1 a 1 ok mi basta fermarmi per esempio per aver assegnato il suono numero 8 al pad 1 in questo momento premuto quindi è molto semplice non c'è da salvare tutte le volte c'è da fare solamente attenzione appunto a premere Prima il pad interessato e poi spostarsi andando a cercare, navigando tra i suoni disponibili. Il kick 3, questo al pad numero 1, e quindi mi sposto con i pulsanti più e meno al numero 3 e in questo momento il pad numero 1 ha già il suo kick assegnato. Passo immediatamente, vedete, al pad numero 2, sempre del gruppo A. E quindi tornano le lineettine. Ovviamente, se mi risposto sull'1, vedo che l'1 c'è il suo 3 già assegnato. 2 invece è vuoto, deve essere ancora assegnato. E per esempio, in questo momento assegno al 2 il kick 7 e così via. Posso procedere quindi, per esempio, sul pad 3. Vedere appunto che il suono non è assegnato e continuare appunto nella modalità sound a usare i miei pulsantini più e meno. In questo caso assegnerò il kick 8 nella seconda fila, che va dal 4 al 6 compreso. Assegnerò gli snare, quindi se io premo 4, di nuovo avrò le tre stanghette di un suono assente, cioè quindi che devo ancora assegnare. Ovviamente, sapendo che gli snare, per esempio, altri suoni di batteria che io posso assegnare ai pad 4 5 e 6, partono all'incirca dal numero 100, ovviamente dovrò trovare un sistema per andare veloce, perché se io devo premere più e meno andando uno per uno, non mi finisce più. Ci sono una serie di funzioni di ricerca veloce. Il primo che vediamo è questo. Se io tengo premuto il pulsante shift che è questo e contemporaneamente navigo con i pulsanti più e meno vedrete che posso navigare velocemente fino a raggiungere i suoni che partono dal numero 100 premo shift premo più e vedete va avanti di 10 in 10 sono adesso al 108 va bene a questo punto per esempio da questo punto in poi potrei assegnare lo Snare 109 al 4 il 110, perché ovviamente lui parte da quello dove sono rimasto il 110 al 5 e al 6 il 111 Stessa cosa per quanto riguarda i pad dal 7 in poi 7, 8 e 9 dove per esempio assegnerò dei suoni relativi agli hat quindi sempre premendo Shift io posso navigare più velocemente fino a arrivare al numero 200, quindi per esempio assegnare il 203 al 7, il 204 all'8 e il 209 al 9. Suonando adesso i miei pad dall'1 al 9, cioè quelli che ho assegnato, ovviamente io sentirò i miei suoni e vedrò anche i numeri corrispondenti sul display. Attenzione, gli unici rimasti senza suono sono il punto, lo 0 e l'enter. È importante ricordare che anche questi tre sono utilizzabili e possiamo assegnare loro i suoni che vogliamo, portando quindi i pad sonori disponibili da 9 a 12 con questi. Adesso non l'abbiamo fatto per non confondervi le idee e per rendere più agevole il tutorial riferendoci ai soli numeri della tastiera, ma da questo punto di vista tutti i pad, quindi ben 12, possono essere utilizzati. Con i loro suoni assegnati, quindi anche questi tre che abbiamo lasciato fuori in questo momento. Mi sposterò quindi sul gruppo B per poter assegnare quindi, secondo la gerarchia che indica Teenage Engineering, i suoni di bassi al gruppo B. Parto dal pad 1. Tutte le volte che scelgo un pad, vedo che l'indicatore luminoso relativo si illumina. Quindi se fossi sul pad 4, vedete? Mi sposto di pad in pad e l'indicatore luminoso mi dice dove sono. Ecco, noi sappiamo che i suoni di bassi sono memorizzati dal numero 400 in poi, quindi possiamo spostarci, come abbiamo visto, velocemente con Shift e più e meno che va avanti di decina in decina, ma utilizzeremo invece in questo caso un'altra strategia utile se conosciamo direttamente il numero che deve apparire qui di ciascun suono, cioè il numero relativo al nostro suono. In questo caso, per esempio, noi sappiamo che il 410 corrisponde a un suono di basso, quindi come farò per inserirlo direttamente? Facendolo anche con i pad successivi, quindi anche assegnando i suoni successivi da 411 in poi. Attenzione, guardate bene, la modalità è questa. Tengo premuto il pulsante Sound. E come vedete, le tre stanghette scompaiono, appare l'icona di un dito, che vuol dire che in questo caso possiamo modificare, e un vero e proprio cursore di inserimento che ci dice che possiamo inserire un, il numero. Come facciamo a farlo? Lo inseriamo digitando direttamente sulla tastiera il nostro numero, 410. Come vedete, il display lo indica, e in questo momento, una volta rilasciato il solo sound, se io premo... Il pad 1 dove ho appena assegnato 410, sentirò il mio suono di basso. Ripeterò l'operazione ricordandomi di spostarmi sul pad 2 che è vuoto, tenendo premuto Sound, quindi in modalità modifica e digitando 411. Se ora suono, ho un altro basso. E così via. Quindi pad 3, opzione di modifica tenendo premuto sound, 412. 4, sound, 413. 5, 414, 6, 416, 7, 417, 8, 418, 9, 419 E avrò assegnato tutti i miei bassi prima di passare al gruppo C delle melodie. Vediamo insieme un'altra funzione utile, ovvero in modalità Sound. Quindi, sempre con questa indicazione qui sul display. Se teniamo premuto in questa modalità uno qualsiasi dei pad con i suoni già assegnati, ovviamente. Vedremo che sul display, tenendolo premuto senza rilasciarlo, scorrerà il nome del file. Eccolo qua, per esempio, il 7, vedete? Tab Bus, vedete? Ovviamente la lettura per file molto lunghi non è facilissima, ma comunque sia, vi dice e vi avverte relativamente al nome del suono che avete scelto cosa a cui fare molta attenzione sul display mentre io per esempio passo in rassegna i suoni dei bassi che ho appena segnato vedete che qui c'è un'icona che cambia per esempio in questo caso con questo suono ho l'icona di un grammofono dove c'è scritto in basso mono adesso questo suono di basso invece mi dà un'icona con su scritto stereo quindi vuol dire che io posso capire se i suoni che ho assegnato sono stereo oppure mono. Un'altra cosa a cui posso fare attenzione sul mio display è che quando suono i suoni di un relativo gruppo, il gruppo si illumina. In questo momento sono sul gruppo B, passo al gruppo A e vedete, si illumina il gruppo A mentre riproduco un suono. Per il gruppo C delle melodie mi basterà ricordare da quello schemino che vi abbiamo fatto vedere precedentemente che i numeri, diciamo, che contengono le melodie partono dal 500 in poi. Quindi in questo caso io tengo come al solito premuto sound, scelgo, anzi, prima scelgo il pad, ricordiamocelo, pad numero 1 del gruppo C, tengo premuto il pulsante sound e inserisco per esempio il numero 500 prima melodia e faccio così per tutti gli altri suoni il gruppo D come avevamo accennato è quello riservato ai nostri campioni siano essi creati registrando direttamente dal microfono incorporato di KO2 per esempio da una fonte esterna collegando alla porta input un giradischi per catturare il sample da un vinile oppure caricando direttamente un sample elaborato con altri dispositivi di registrazione e memorizzato sul nostro computer. In quest'ultimo caso, in cui noi abbiamo un suono già memorizzato, dovremo utilizzare l'interfaccia web MIDI. Vediamo però passo passo. In questo momento noi siamo sul gruppo D, ok? E adesso Facciamo una cosa molto particolare utilizzando il microfono del dispositivo, ovvero premiamo il pulsante sample. Ok, una volta premuto il pulsante sample, che cosa accade? Il nostro display indica il tipo di input che è disponibile in questo momento. Siccome non abbiamo collegato alcuna fonte esterna, lui capisce che noi possiamo campionare dal microfono interno. Ma non solo. Tutti i pad, tutti, ma proprio tutti i pad del gruppo D cominciano a lampeggiare. A ciascun pad un campione specifico utilizzando in questo caso il microfono del nostro dispositivo. Prima ancora però di metterci a registrare, noi dovremmo fare attenzione a queste due manopole che hanno l'indicatore X per quanto riguarda la manopola arancione e l'indicatore Y per quanto riguarda la manopola nera ovvero, quell'arancione e quella nera decidono dei parametri. Se ruotiamo X, per esempio, vediamo che il display ci indicherà LVL, ovvero level. Quindi, la manopola arancione ci dice quello che sarà il livello di registrazione, così al massimo, così al minimo. Non solo c'è la scritta level, LVL, ma abbiamo praticamente un una rappresentazione grafica semicerchio per semicerchio che si completa con quattro illuminati e ci dice qual è il livello di registrazione più alto o meno alto la manopola nera invece che ha lo stesso tipo di rappresentazione a fianco quindi quattro semicerchi che si illuminano e che si chiama thr come vedete cioè threshold ovvero soglia è la soglia entro la quale la registrazione in qualche modo si attiva, quindi più alta è la soglia, più sarà sensibile, anche a un minimo schiocco, più bassa è la soglia, meno sarà sensibile e quindi, per esempio, voi potrete registrare la vostra voce accuratamente, urlando magari o facendo un gorgheggio, ma allo stesso tempo eliminando eventuali... Rumori di fondo accidentali che potrebbero includere nella registrazione un suono che non volete. Come attiverò quindi la registrazione? Scegliendo un pad dove registrare, il pad numero 1, e tenendolo premuto senza rilasciarlo. Proviamo a fare un tentativo e quindi tenere premuto il numero 1 e campionare. One more, one more, one more. One more, one more. Questo è il nostro campione. Riproviamone con un altro assegnando al pad 3. Per cancellare c'è un metodo molto semplice, basta ritornare su main, cioè su... Sulla nostra home, ripremere sempre ovviamente trovandoci sul gruppo di la funzione sample e vedere che tutti i pad ricominciano a lampeggiare. Quindi in questo caso ricatturando il sample lui non fa altro che sovrascriverlo e assegnare a quel pad un nuovo sample. Se ora, se ora torniamo su main. One more. I nostri tre sample sono assegnati. I suoni, tutti, inclusi i campioni che abbiamo appena preso, hanno una serie di modalità con cui possono essere suonati su KO2 per comprendere in modo efficace le successive funzioni della tastiera e come questa può interagire con i nostri campioni. Dalla modalità main, dove ci troviamo in questo momento in cui. Ci troviamo appunto, noi possiamo premere per esempio un campione more, che more, ci interessa more, modificare, more, per esempio One more. more, ok? Ma prima ancora di fare questo, scegliere questo pulsante, il pulsante Keys. Se premiamo il pulsante Keys, ok? Automaticamente sul menu veniamo a comparire questa icona che è l'icona di una piccola tastiera. Cosa significa? Significa che abbiamo appena trasformato il nostro pad in una tastiera. One more come vedete noi stiamo suonando il nostro campione 2 che abbiamo premuto prima di premere il pulsante keys one more, dicendogli one sostanzialmente more. Che, che è su quello more, che vogliamo creare una scala more, e lui utilizza more. Utilizza la tastiera come un modulatore di, di note, come una tastiera effettiva. One more, one more, one more, one more, Il nostro suono viene modificato. Quando noi premiamo Keys per un attimo, come vedete, sulla tastiera appare la scritta C4. Questa è la scala che viene utilizzata attraverso delle funzioni avanzate che vedremo probabilmente con un secondo tutorial dedicato a KO2, c'è la possibilità di cambiare la tipologia di scala. Vi avevamo già detto che la pressione del pulsante Shift in combinazione con altri pulsanti dà una serie di, diciamo, funzioni in più, questo perché il pulsante Shift è un cosiddetto pulsante multifunzione. Se in questo momento io tengo premuto Shift e poi premo Sound, vedete che il display cambia, ci mostra l'icona di un paio di forbicine, ovvero vuol dire che noi siamo in una modalità che ci consente di modificare varie cose del suono, vari aspetti del suono. SND che vuol dire Sound, che è l'abbreviazione di Sound, e che ha una serie di parametri che possono essere modificati attraverso la manopola, per esempio x arancione. Se la ruoto, vedete che i parametri successivi sono key, cioè il primo è one, il secondo è key, il terzo è leg, che sta per legato. In questo momento noi torniamo alla base, cioè torniamo al primo parametro che è one, che sta per one shot, ovvero è una modalità che ci serve per capire come viene riprodotto il nostro campione lungo i tasti. Se noi scegliamo il nostro one more, one more, one more, one more, one more. Ok. Adesso one passando more. da un pulsante all'altro. one more Prima che la sequenza cantata o more. more termini One more One more One more One more Magari mi me rimetto in keys, ok? One more One more One more One more One more Sentite, one more, one more, termini la sequenza One more Ricomincia da capo Junior, Ovvero non modula dal punto in cui io lascio andare il tasto One more One more One more, one more ricomincia one more, da capo. One more. Quindi one shot vuol dire che la sequenza ricomincia da capo nel momento in cui io premo il pulsante one more, successivo. One more! Il campione viene riprodotto, ovviamente, tutto dall'inizio alla fine, quindi è per questo che ogni nuova pressione. One, one, one more, one, one more. Interrompe il precedente per ricominciare da capo con la riproduzione del campione. One more. One more, one more. Se da 1 noi ci spostiamo a chi, ruotando sempre la manopola arancione, noi siamo in una modalità diversa e questa modalità ci consente praticamente di suonare il nostro campione in modalità polifonica. Guardate. One more, one more, one more. Quindi una, una, due, tre, quattro, cinque pressioni eh, contemporanee o anche sfalzate dello stesso campione, in realtà non interrompono come nella modalità one shot precedente, ma continuano a sovrapporre sonorità con un effetto della tastiera polifonico. Proviamo, adesso, la terza modalità, che è la modalità. Leg, ovvero legato, quindi ruoto sempre X, cioè la manopola arancione, e vedo che la scritta sul menu è leg, quindi sono in modalità legato. La modalità legato è molto particolare perché che cosa fa? Spezza sostanzialmente e lega allo stesso tempo il nostro campione su più note. Non attendendo nemmeno che termini, ovvero io posso cominciarlo con una nota e finirlo con la modulazione di un'altra. Per esempio, se io lo faccio su tre, il nostro one more, sentite questo effetto. One more, one more. Praticamente spezza la frase del campione in tre parti in questo caso, e la riproduce nella sua interezza, ma sostanzialmente modulandola in base alla sequenza che faccio. One more. One more, one more, one more, one more, one more. Da SND, che è la prima opzione delle modifiche del suono che noi abbiamo attivato, vi ricordiamo premendo contemporaneamente il menu Shift e Sound. Ci spostiamo col più a Tri, seconda modalità che guardiamo. Quando cambiamo modalità, le icone da guardare sul display sono queste. Per esempio, quando siamo in sound SND, c'è l'icona di una nota. Quando mi sposto su tree, vedete? tree, che sta per trimming sostanzialmente, cioè per modifica dell'inizio e della fine di un campione, per esempio, sonoro, noi abbiamo questa onda sonora con un punto di inizio e un punto di fine che mi rappresenta la classica diciamo modifica, che tutti conosciamo, attraverso i software che modificano le forme d'onda, cioè i software di editing del suono. Quindi vedete, SND, io adesso col pulsante più o meno mi sto spostando, SND ha l'icona di una nota, TREE, Trim, ha l'icona, questa icona qua. Anche il TREE, cioè il trimming, si modifica attraverso le manopole eh, arancione e nera, cioè XY. La rappresentazione grafica è la stessa, ovvero è quella dei semicerchi che si riempiono. Con X, ovvero arancione, noi modifichiamo il punto d'inizio del campione e con questo il punto di fine. Sentite quando lo suono? Per capire in dettaglio come funziona, va da sé che in questo momento l'arancione, se per esempio io voglio che il campione nella parte iniziale sia invariato, ovviamente deve stare allo 000 secondi. Mentre l'Y basta che io lo sposto un poco, se lo sposto verso il massimo, mi dice che dura più o meno un secondo e 36 decimi. Cioè il nostro one more dura così. Se quindi io voglio fare in modo che di one more si senta solamente more, dovrò tagliare a partire dall'inizio. One more, one more. One more. taglio i primi 37 decimi se ora lo riproduco di fatti non si sente più eh, la parte 1 di one more se riporto tutto a zero lo avrò tutto quindi posso andare indietro e tagliare la fine Ecco, ora è rimasto solo one. One, one, one. Da Trim, Trimming, passiamo alla terza modalità, ENV, env che significa Envelope. Cambia anche l'icona, cambia l'icona che è una forma d'onda, appunto la classica forma d'onda che, eh, per esempio... È associata spesso ai sintetizzatori analogici per quanto riguarda appunto la funzione di envelope ovvero di inviluppo quindi come qualsiasi diciamo inviluppo avrà delle funzioni attack e release che verranno in questo caso controllate dalla manopola arancione e dalla manopola nera quindi per esempio vedete ATK per quanto riguarda la manopola arancione REL, Release, per quanto riguarda la manopola nera, con lo stesso tipo di rappresentazione grafica dei semicerchi che si riempiono o si svuotano. Cosa succede quindi quando attivo Attack? Avrò un attacco secco o più sfumato in base al riempimento o lo svuotamento del dei nostri semicerchi attraverso la manopola arancione. Stessa cosa per quanto riguarda il release, quindi attacco sfumato per quanto riguarda x arancione, come in un fade in oppure più secco e deciso, con la manopola y nera invece si decide la stessa cosa, ma per la fine del campione, se più sfumato o più deciso. Questo è un tipo di effetto che sentiamo molto bene, per esempio, non tanto con i campioni che abbiamo fatto noi, ma per esempio con uno snare può essere molto utile per esempio ci siamo spostati sul gruppo A dove abbiamo la batteria e sentiamo che qui lo snare è più sfumato con un attacco più deciso sentite la fine la fine è troppo secca lo taglia addirittura qui lo rende addirittura molto molto secco deciso e breve E qui addirittura sento una risonanza, cioè è un release molto più ampio. Quarta modalità, andando avanti, troviamo team, come vedete, team che sta per time, ok? Lo ripeto perché ovviamente la scritta della modalità rimane per poco, poi per esempio team va immediatamente in modalità off. Ciò che possiamo fare, per esempio nella modalità time con la nostra manopola arancione, è cambiare i parametri di BPM, bar. Se rimaniamo su BPM, i BPM ovviamente del campione, in questo caso siamo sul nostro, uh -huh, vengono cambiati con la manopola nera cioè y per esempio diminuisco radicalmente a 60 bpm e sento che il mio campione <sussurra> viene modificato per quanto riguarda la velocità dei bpm se invece da bpm mi sposto sulla voce successiva che è bar, ovvero battute, un aspetto che ancora non abbiamo approfondito, ma che approfondiremo. Le battute, tanto per intenderci, se io premo in questo momento sul pulsante main per tornare alla base, sono quelle che vedo scritte qua e vado avanti con più e meno e vedo che queste sono le mie battute. Ok? Quindi fatta questa piccola digressione, questa parentesi, questa precisazione, torniamo alla nostra modalità e quindi premiamo shift sound siamo ovviamente su time ovvero ab abbiamo appena visto sound trimming envelope e adesso siamo su time di time abbiamo visto con questa manopola la modifica dei bpm se noi ci spostiamo su bar battute noi vediamo che la modifica effettuabile con la manopola nera ovvero la Y non sarà più eh, che modifica sempre il tempo del, di esecuzione del nostro campione, cioè la velocità dello stesso. No? Vedete che la misura è per battute, quindi abbiamo un quarto, mezza battuta, una battuta, due battute, quattro battute. Quindi se io produco il nostro campione sarà lentissimo in questo caso. Mi porto su una battuta, è già molto più lento di come lo abbiamo registrato. Mezza battuta si avvicina a quello che noi abbiamo fatto. Quindi noi abbiamo capito che cosa possiamo fare con la funzione team, ovvero time, tra quelle disponibili e attivabili con Shift Sound. Che ci consente in questo caso di modificare sia i BPM che quante battute deve occupare l'esecuzione di un campione. Premendo il pulsante più, noi ci spostiamo su MID, vedete MID, che è la voce successiva a Team MID. È ovviamente una voce legata al canale MIDI, dove X e Y, ovvero le manopole arancione e nera ci consentono di scegliere un canale per l'interfaccia MIDI, channel 2 vedete, channel 6, 7 eccetera, vedete 16 e via dicendo, mentre con Y decidiamo la nota principale per la comunicazione MIDI. La voce successiva, sempre premendo il pulsante più, che è GRP, quindi dopo MID abbiamo GRP, significa, ovvero è l'abbreviazione di group, gruppo. Questa funzione serve a raggruppare i nostri suoni in un insieme mute, ovvero selezionare quelli che non vogliamo siano riprodotti simultaneamente. Come funziona in termini pratici? Come vedete, una volta che siamo nella modalità GRP, cioè group, noi vediamo che tutti i pad di quel gruppo specifico, in questo caso sono i nostri campioni, se siamo sul gruppo D, quelli campioni registrati da noi, ma potremmo essere sul gruppo A delle batterie, il gruppo B dei bassi, il gruppo C delle melodie, è lo stesso. In questo caso tutti i pad di quel gruppo dove ci siamo spostati lampeggiano simultaneamente. Cosa faccio adesso? Seleziono i primi tre. Uno, due, 3 che sono i campioni che abbiamo registrato non lampeggia più niente, ma questi 3 sono gli unici accesi, significa che li abbiamo raggruppati se torniamo su main. Vediamo che non possiamo riprodurli simultaneamente, ma il più recente esclude automaticamente gli altri. Se torno su Shift Sound, e quindi sono ancora in modalità group, posso disattivare il gruppo semplicemente premendo sui tre pad che ho appena raggruppato. Vedete, me li fa vedere, sono questi tre, 1, 2, 3 e li ho disattivati. Tornano tutti quanti a lampeggiare. Premendo quindi main One more. One more. One more. Sentite? Che riproduce sovrapposti come se fossero polifonici, mentre il raggruppamento aveva fatto sì che eh, diciamo la riproduzione del successivo escludeva il precedente, ma solo su quelli raggruppati, quindi io posso per dire raggrupparne alcuni di cui ho bisogno che siano suonati in un certo modo, mentre gli altri li lascio liberi di essere sovrapposti durante la riproduzione. Considerato che abbiamo parlato di BPM, vediamo insieme come cambiarli al pattern attivo e come modificare la segnatura del tempo stesso. Questo qui è il pulsante tempo. Noi lo possiamo attivare premendo semplicemente tempo oppure attivando tempo contemporaneamente a main, quindi main tenuto premuto e tempo. Vedremo che cosa cambio. Quindi nel frattempo, se noi premiamo tempo, oltre a vedere l'indicatore luminoso tempo sul display, noi vediamo in questo momento anche la misurazione dei BPM. 122 in questo caso. Li cambiamo utilizzando la classica manopola arancione X. Quindi in questo caso, rotando la nostra manopola, possiamo cambiare i bpm. Per dire, se noi suoniamo uno dei campioni in questo momento, one more. il classico one more. one more, se aumento i bpm, one more. One more. come vedete, cambio la velocità. One more. Di esecuzione One more. del campione One more. più o meno 120 è come l'avevamo registrato. Si torna alla base premendo main come sempre. Ciò che c'è da sapere per quanto riguarda la pressione di main e tempo contemporaneamente è il fatto che il display non ci mostra più. I bpm ma ci mostra una segnatura diversa per il cambiamento del tempo in questo caso noi possiamo muovere due manopole contemporaneamente ovvero la manopola x arancione un quarto due quarti tre quarti quattro quarti cinque quarti sei quarti e quella y per aggiustare i parametri intermedi quindi quattro ottavi ok tre mezzi e via dicendo. Prima di cominciare a registrare esaminiamo insieme il tool online di caricamento dei sample che sfrutta un'interfaccia web MIDI via web browser. L'indirizzo per accedere lo trovate direttamente nella guida online interattiva del dispositivo. Prima di caricarlo correttamente è necessario confermare i permessi della tecnologia web MIDI richiesti dal vostro browser. Sulla parte sinistra della schermata trovate una rappresentazione grafica totalmente interattiva di KO2, sulla destra il contenuto dei sample di fabbrica contenuti nella memoria del dispositivo. Navigarci è semplice perché come vedete sono divisi per categoria, quindi i suoni di batteria suddivisi in quattro categorie dai kick alle percussioni, i bassi con il loro folder, le melodie con un altro. E poi slot vuote per loop, effetti e suoni prodotti dall'utente. Ogni suono ovviamente ha a colpo d'occhio il suo nome specifico e il numero di riferimento. Se io volessi caricare dei suoni campionati autonomamente e presenti sul mio hard disk, posso tranquillamente operare con un semplice trascinamento dalla cartella del computer ad uno dei folder dell'interfaccia KO2 dove è presente una slot vuota. Effettuato il trascinamento, l'interfaccia grafica mi mostra il progresso dell'operazione di upload. Quando il sample è caricato, posso assegnarlo con estrema facilità al dispositivo, scegliendo il gruppo dalla rappresentazione grafica di KO2 e poi trascinando il campione sul pad dove mi interessa memorizzarlo. Una volta caricato, la modifica eventuale del sample può essere fatta in modo molto semplice da un editor grafico che mi consente di agire con un vero e proprio trimming all'inizio e alla fine della traccia. Queste operazioni possono essere fatte anche sui campioni di default inseriti da Teenage Engineering, così come l'assegnazione dei suoni, sicuramente più veloce rispetto alle modalità da tastiera del dispositivo. possiamo cominciare a registrare e cominciamo con quella step by step che ci consente di vedere appunto passo passo come procedere tra gruppi, layers e scene. Per muoversi tra le battute, le battute che sono queste indicate dal display principale a fianco della scritta bar, le battute possiamo vederle in avanzamento con i soliti pulsanti più e Meno quindi, per esempio, intuitivamente in questo momento non ho registrato niente, ma io posso andare avanti, vedete battuta dopo battuta e via, dicendo. Con più vado avanti con meno torno indietro alla battuta 111. 1, 1. Se, per esempio, nella posizione 111 1, 1, dove sono adesso io volessi registrare un kick, cioè uno dei suoni di batteria, andrò intanto nel gruppo A. Dal gruppo A, dove sono memorizzati tutti i suoni di batteria, io sceglierò un kick tra quelli disponibili, per esempio quello memorizzato nel pad 2. Nella registrazione che passo passo, in questo caso, mi serve quindi individuare qual è il pad interessato, abbiamo detto. Il pad 2 e praticamente registrare con questa modalità tenere premuto il pulsante record e quindi non rilasciarlo ok e premere il pad 2 dove è stato memorizzato il kick che ci interessa così posso poi a quel punto rilasciare il pulsante record se io provo a riprodurre in questo momento vedete che cosa succede suona il kick alla battuta 1 1 1 e tutte le altre sono vuote. Quindi, quando io stoppo, non c'è un vero e proprio pulsante stop, devo ripremere play per stoppare. In questo momento lui non si, non riparte dall'inizio, stoppa dove io gli dico di stoppare. Questo è molto utile perché mi consente poi di andare di tornare indietro, andare avanti battuta dopo battuta e sentire dove ci sono spazi vuoti, evidentemente da integrare, oppure pieni, in questo caso l'unico pieno è la 111. Nel caso io volessi cancellare questo suono appena registrato perché ho sbagliato, perché ne voglio registrare un altro, perché ho cambiato idea, potrò fare alcune operazioni. Vediamo la prima, osservando attentamente il display di KO2 vediamo che attiva un'icona a forma di ombrellino rosso, lo vedete? Questa ci dice che possiamo attivare la classica funzione undo per tornare indietro. Se ci avete fatto caso, sulla tastiera del dispositivo il simbolo undo, quello classico che si trova in tutte le tastiere dei computer, è sotto proprio al di sotto della lettera B dei quattro gruppi disponibili. Questo significa che premendo contemporaneamente il pulsante multifunzione shift e quello con la lettera B, attiviamo la funzione undo e di fatto annulliamo la precedente operazione che era quella di registrazione del suono. Proviamo a farlo. Premo quindi Shift e lo tengo premuto e premo B che in questo caso attiverà la funzione Undo. Ora non lo vediamo direttamente, siamo un po' lontani ma forse si vede comunque, l'ombrellino è scomparso. Se io riproduco la nostra sequenza dove avevamo registrato solamente il suono del kick, non c'è più niente, cioè il suono è stato cancellato. Va da sé che l'utilizzo della funzione Undo attivabile quindi attivando direttamente shift e b, come abbiamo visto, è legata alle ultime operazioni. Quindi può andare bene per qualcosa che si è sbagliato in quel momento, ma se uno volesse effettivamente cancellare quel suono anche dopo una serie di operazioni successive che sono state fatte, deve ricorrere a qualcosa di più specifico, che è il pulsante erase. Eccolo qua, erase. Per vedere effettivamente come funziona, cerchiamo di registrare due campioni successivi. Mi posiziono sul gruppo C, dove ci sono le melodie, e per esempio individuo questo campione e questo. Per registrare, adotterò lo stesso tipo di operazione che abbiamo visto prima, quindi prima battuta, record, questo pad. Vado avanti, seconda battuta, questo pad. Terza, record, questo pad. Quarta, record, il pad 9. Quinta, record, il pad 9. Proviamo a riprodurre. voglio cancellare alcuni pad intermedi. Quindi per esempio io avrò alla battuta 1 il pad 1, alla battuta 2 il pad 1 sempre, 3, 4 il pad 9. Una cosa interessante che da vedere è che è lo stesso, diciamo, sono gli stessi indicatori luminosi al di sopra dei pad che ci dicono... Qual è il suono che in quel momento è stato registrato su quella battuta? Andiamo da vicino per vederlo. In questo momento l'indicatore luminoso sul 9 è illuminato perché siamo sulla battuta 4. Se vado indietro, in questo momento la battuta 3 non c'è più questo suono, ma c'è il suono numero 1. Infatti l'indicatore luminoso ce lo dice. Quindi se in questo momento io volessi cancellare la presenza del pad 1 su alcune battute, per esempio, mi posiziono sulla battuta 2, premo i raise e lo tengo premuto e contemporaneamente premo il pad dove c'è il suono che voglio cancellare, che in questo caso è il pad 1. Se ora io vado indietro, sento che la prima battuta ha sempre quel suono, ma la seconda non ce l'ha più, perché è stato cancellato. In questo modo io posso, diciamo, accedere a qualsiasi posizione dei bar per poter cancellare i suoni dove sono presenti. In questo caso la differenza la sento perché ci sarà una pausa maggiore. Se per esempio cancello anche il suono che è nella battuta 3, che è sempre il numero 1, farò la stessa operazione, i raise e il suono specifico. Riproduco e sentite che aumentano le pause ovviamente perché c'è sempre più distanza tra il tempo di riproduzione del primo suono rispetto alle altre battute successive dove è stato registrato. Tutto ciò che abbiamo fatto fino ad ora l'abbiamo fatto con questa modalità indicata dal display, da questa letterina. Che trovate all'estrema destra del display stesso, questa letterina Q che è la modalità quantize, ovvero quantizzazione del suono. In qualche modo rende tutto più preciso e a prova di errore. Vedremo in seguito come funzionerà rispetto ad un'altra funzione che è quella free, diciamo tempo libero in qualche modo. Ma diciamo in questo momento ci serve capire che in questa modalità quantize noi possiamo spostare la nota registrata da una battuta all'altra. Questo che cosa significa? Prima l'abbiamo cancellata ma noi potremmo anche volerla semplicemente spostare da una posizione all'altra. Vediamo come fare. Per compiere lo spostamento noi ci posizioniamo sulla battuta che intendiamo spostare, che è la 114 dove abbiamo registrato il suono del pad 9, presente nel pad 9. Quindi la 114 noi la vogliamo spostare per esempio in una posizione vuota esattamente alla 112. Ok? Quindi ci posizioniamo qua sulla nota da spostare. Contemporaneamente noi premiamo Shift, ci servono due mani, attenzione, Shift e... Il pad che intendiamo spostare che è il 9 dopodiché con i pulsanti più e meno ci spostiamo nella posizione interessata che era la 112 in questo caso ok quindi il suono che prima era a 114 adesso è 112 quindi 111 112 113 114 è vuota perché abbiamo spostato, 115 c'è di nuovo quel suono perché lì l'avevamo ri riregistrato. Ovviamente la sequenza è cambiata se la riproduciamo. Quindi ripetendo l'operazione shift, il suono che vogliamo spostare partendo ovviamente dalla battuta dove c'è quel suono, ma va comunque premuto anche il pad che si riferisce a quel suono, e andare avanti dove vogliamo, per esempio fino alla 1.3.1. Riproduciamo. Ed è fatto. Proviamo adesso una sequenza di registrazione molto semplice coinvolgendo questo kick. Ripetiamo l'operazione, è la registrazione step by step, quindi siamo su 1.1.1, record kick. Poi ci spostiamo su 1.2.1, quindi molto più avanti, record kick. Il terzo, una battuta successiva, quindi 1.3.1, record, kick. E la successiva sulla battuta ancora dopo, 1.4.1, record, kick. Proviamo a riprodurre. Niente male. Vediamo adesso di arricchire il nostro suono, il nostro beat, con un paio di snare piazzate al punto giusto. Quindi, per esempio, andiamo avanti fino a 1.2.1 e ci mettiamo uno snare, per esempio questo, record, snare, l'altro alla fine 1.4.1. Questo snare, record snare, proviamo a riprodurre. Ok. Adesso vediamo un'altra cosa: ovvero come modificare il tempo prima ancora di registrare un campione, perché lo si fa sempre così, non lo si può modificare dopo. Se premiamo la funzione timing, che è questa qua, e poi ruotiamo la manopola X arancione, ok, vediamo che possiamo cambiare l'intervallo della nota fino a un trentaduesimo, 8, 8t, 16t, 32, ok? La manopola Y nera, invece, come vedete, ci indica un valore numerico da un minimo di 50 a un massimo di 75. Questo è lo swing che serve a dare un groove diverso. Tutte queste impostazioni devono essere impostate prima di registrare la nota. Facciamo un esempio pratico, se mentre tengo premuto timing senza lasciarlo, tengo premuto anche il pad, per esempio con un hi hat, siamo infatti nel gruppo A. Ok? Se contemporaneamente sposto la manopola X e quella Y, Swing per esempio si attiva solo su alcuni intervalli, per esempio 8 e 16, io sentirò le modifiche. Vediamo un po'. Allora, timing, shift, manopola. Sentite? swing molto interessante una volta fatta pratica però per registrare queste modifiche non possiamo eh, registrare step by step ma dobbiamo attivare la registrazione live premo record e play contemporaneamente e mentre la sequenza viene riprodotta timing e il diciamo il pad hi hat con le impostazioni di timing che avevo dato prima. Rilascio e stoppo. Risento la sequenza. Quindi è una modalità live di registrazione. Fatta sempre nella modalità di quantize, tempo quantizzato, quindi qualsiasi sbavatura viene in qualche modo ricorretta. E con una modifica del tempo eh, con x e y fatta precedentemente sul campione che noi vogliamo inserire. Come avete visto, ogni pattern ha la lunghezza di un bar fino a 1.4.2. Se volessimo aumentare questa lunghezza della sequenza, possiamo farlo tenendo premuto il pulsante record e con il pulsante più aumentare la lunghezza che può arrivare fino a ln 99. Se per esempio lo impostassimo a ln.2, potremmo vedere con il pulsante più che i bar da più 1 sono diventati 2. Tengo premuto il pulsante record e con più vado avanti, vedete LN più 2 sul display, vado avanti LN3 e via dicendo. Posso arrivare fino a 99. Quando lascio andare il pulsante record, usando adesso i pulsanti più, io sento intanto sulla battuta 1 tutto quello che ho già registrato, ok? Sulla, dalla 2 in poi fino alla 3, è tutto vuoto. Se per qualche motivo avessi cambiato idea e quindi volessi accorciare nuovamente, e lo faremo in questo momento per nostra comodità, riportando tutto a ln1, quindi cancellando la 2 e la 3, lo possiamo fare sempre con la stessa procedura ma premendo il pulsante meno. Vediamo. Pulsante record, pulsante meno. Siamo tornati a LN2, pulsante meno. Siamo tornati a LN1. Quindi in questo modo ho riaccorciato il brano. Premendo più e meno, vedete che non va avanti più della battuta 1. Procediamo quindi con la nostra sequenza aggiungendo una linea di basso. Se vi ricordate bene abbiamo memorizzato tutto nel gruppo B, cioè tutti i suoni di basso sono memorizzati su questo gruppo, secondo almeno le indicazioni che ci offre Teenage Engineering. Per dare maggiore dinamismo, prima di cominciare a registrare, una volta nel gruppo B ci scegliamo il suono di basso che ci piace di più. Per esempio questo qui al pad 6, che sembra un contrabbasso, insomma una cosa del genere. Successivamente però premiamo questo pulsante, ovvero il pulsante Keys. Eccolo qua. Una volta nella modalità Keys il display ci fa vedere questa icona di una tastiera. Avevamo già visto in qualche modo questa funzione. Se ben vi ricordate, una volta in modalità Keys tutti gli altri suoni del pad scompaiono e c'è solamente quello che abbiamo scelto, cioè il 6 che viene replicato su tutta la tastiera come se fosse una scala e quindi come se potessimo suonare una tastiera effettiva. Per registrare il suono di basso facciamo un'operazione molto simile a quella che abbiamo fatto per quanto riguardava altri suoni. Premo il pulsante record e contemporaneamente il pad che mi interessa inserire in prima battuta. Procederò fino a 1, 2, 1. E registrerò lo stesso suono di basso però usando i keys, quindi la scala, quindi non premendo il pulsante 9 ma il pulsante 2. Poi procederò a 1, 3, 1 e di nuovo la nota 9. 1, 4, 1, la nota 2. Provo a riprodurre. Possiamo fare la stessa cosa con la melodia, spostandoci quindi sul gruppo C, ricordandoci una cosa. Vi ricordate no? che alcuni suoni della tastiera, e questo lo possiamo verificare premendo la funzione Sound, fanno comparire, a seconda di quelli che suoniamo, un'icona specifica, un specifica sul nostro menu. Dei suoni stereo, come questo come questo o dei suoni mono come questo. Quindi mono un grammofono stereo, quell'icona lì dei due cerchi che si incrociano. Scegliendo i suoni mono, come per esempio questo suono di pianoforte, io potrò sfruttare le funzioni polifoniche della tastiera. Premerò il pulsante keys come ho fatto per il basso, ma in questo caso invece di suonare la scala, suonerò degli accordi. Per esempio questi. Il metodo di registrazione è lo stesso, ovvero tenere premuto il pulsante record, ma in questo caso invece che un solo pad, i due pad contemporaneamente che formano l'accordo, per esempio i 2, 3, Quattro, vol quanti volete, insomma, in qualche modo. Quindi farò lo stesso tipo di operazione, ovvero mi sposterò sulla battuta 1.1.1, terrò premuto il pulsante record e contemporaneamente farò il primo accordo. Poi mi sposterò alla 1.2.1, il pulsante record e premerò il secondo accordo. 1.3.1, di nuovo il primo accordo. Record ovviamente è l'accordo. 1.4.1, il secondo accordo. Record, secondo accordo. Proviamo a riprodurre il brano. Per quanto riguarda il gruppo D, quello dove ci sono i nostri campioni, possiamo fare esattamente la stessa cosa. Per esempio, se scegliessimo questo campione, che è, diciamo, la, la mia voce registrata, potrei in qualche modo modularla sempre con il pulsante KEYS. e sentire, per esempio, mandando il brano in riproduzione, qual è la tonalità migliore? Per esempio, 4 e 5 potrebbero andare bene per il nostro groove. Posso quindi procedere con la stessa tipologia di registrazione. Mi porto sulla battuta 111 record pad 4. Da 1 2 1 record record pad 5. Da 3 1 record pad 4. Da 1 4 1, record pad 5 e posso ascoltare. Una delle funzioni più importanti per procedere con l'evoluzione del nostro brano è la funzione commit. È una sorta di salvataggio, duplicazione, della scena corrente in una nuova scena successiva. Questo consente di avere una copia immediata del lavoro svolto fino ad ora, ma soprattutto di modificare ed effettuare variazioni tra una scena e l'altra, in modo da creare più dinamismo al nostro beat. Come la si attiva? La si attiva in un modo abbastanza semplice. Se noi premiamo Shift e contemporaneamente Main, dalla scena S01 passiamo alla scena S02 e viceversa per esempio lo rifaccio adesso shift main e passo dalla 3 alla S04 cosa vuol dire? vuol dire che in questo momento io ho duplicato quattro scene che hanno la stessa morfologia ovvero dal momento in cui comincio a riprodurre il brano Posso spostarmi da una scena all'altra, in questo caso non sentirei alcuna differenza. Vediamo di ricordarci come ci si sposta da una scena all'altra. Uso il pulsante main e i pulsanti più e meno. Vedete adesso sarei nella scena 4, meno vado nella scena 3, meno nella scena 2. Non c'è alcuna differenza. Ma se per esempio utilizzassi il pulsante Erase per cancellare tutti i bassi dalla scena 3, per dire, in modo tale che il passaggio dalla 2 alla 3 risulti sostanzialmente diverso, posso operare piano piano delle modifiche. Questo vuol dire che da una scena all'altra io posso le togliere, levare, aggiungere, modificare, riarrangiare, eh, fare tutte le modifiche che voglio in modo tale che il brano si evolva e non rimanga sempre all'interno del solito guscio. Quindi la funzione commit è una funzione importantissima perché mi consente di duplicare una scena corrente e poi di operare successivamente delle modifiche. Se per esempio in questo momento mi sposto sui bassi, gruppo B, ok? Riproduco la scena 2 in questo momento, e mi ricordo che i bassi sono qua, io potrei cancellarli dalla scena 2 in modo tale da farli entrare solamente nella scena 3. I bassi erano questo e questo. L'utilità di ascoltare passo passo quello che si è fatto all'interno di un gruppo è che con i pulsanti più e meno noi sentiamo solo per esempio cosa è stato inserito di quel gruppo, quindi non ci consente il preascolto completo, ma sentiamo solamente quello che accade all'interno di quel gruppo, quindi io sento che qui c'è un basso nella battuta 111. Che corrisponde al pulsante 9, al pad 9 che in questo momento è illuminato. Quindi io posso premere erase e togliere il basso da quella battuta. Su 112 non ho niente, su 113 non ho niente, su 114, ma su 121 sì, quindi ed è il pulsante 2. Erase e cancello il basso da lì. Ok? Procedo. Ho il basso 9 su 131, i raise 9 e procedo. 141 i raise 2. Se ora riproduco la scena non c'è il basso. Se mi sposto alla scena successiva il basso c'è ancora perché da lì non l'ho eliminato, l'ho solo eliminato dalla scena corrente. Quindi per esempio per spostarsi io premo main e vado alla scena 3 dove entreranno i bassi. Posso fare la stessa cosa sulle melodie, quindi mi trovo nel gruppo C, vado avanti. In questo caso è un po' più complicato perché io vedo che per ogni passaggio io ho due note contemporanee, la 2 e la 9, quindi io dovrò fare i raise 2 e i raise 9 per cancellarle tutte e due, oppure cancellarle una se voglio modificare solamente l'accordo. 2, quindi in questo caso sono la 4 e la 9, 3, di nuovo la 9 e la 2, i raise 2, i raise 9, e infine 4, i raise 9, i raise 4. Se riproduco in questo caso nella scena corrente ho solamente i bassi e il campione vocale e tutte le batterie. Se passo alla scena successiva, quindi main più, Torna il pianoforte. Passo alla scena precedente. Il pianoforte va via. Scena precedente. Pianoforte ma non ci sono i bassi. Scena successiva. Bassi senza pianoforte. Altre modifiche e aggiustamenti possiamo farli assegnando diverse funzioni al pulsante fader e anche al fader stesso, che è questo. In questo momento se io premo fader sul display mi appare la funzione level, come potete vedere, lev. Quindi significa che il fader in questo momento è assegnato alla funzione level, livello o volume, ma in realtà potremmo assegnargli moltissime cose. Intuitivamente proprio in questo momento se io premo il pulsante play trovandomi nella posizione C che corrisponde alle melodie abbasserei sostanzialmente il pianoforte. Sentite? Oppure lo posso rialzare. Il display mi fa vedere un indicatore che va da 0, in cui non si sente il pianoforte, fino a 100. Poi ricompaiono le battute che scorrono perché sono in funzione riproduzione. Se osservate attentamente le scritte che sono indicate sopra ogni pad, quelle sono sostanzialmente quasi tutte le funzioni che possono essere assegnate al fader, quindi in questo caso c'era level, ma potrei modificare il pitch, il tempo, filtro passa alto e passa basso, gli effetti, effects. E come? Per esempio voglio intervenire sul gruppo delle batterie. Premerò il gruppo A. Una volta che sono sul gruppo delle batterie, per esempio vorrò modificare il tempo delle batterie. A questo punto io premerò la funzione fader, questa qui, il pulsante fader, e contemporaneamente il pulsante, il pad 9 che corrisponde a time. Vedete il display per un attimo mi dà team cioè passa dal level, che era l'assegnazione data col pulsante 7, alla funzione team, che sarebbe time in realtà. Se io riproduco praticamente il brano, sentite le batterie come cambiano? Come cambia, soprattutto sul, sul head si sente molto bene. Per esempio, se mi sposto sul gruppo D dei campioni e quindi interagisco col mio campione vocale, magari cambiando il pitch, quindi fader pitch che è questa potrò intervenire sul pitch semplicemente muovendo la levetta del fader. Proviamo. Come vedete, il pitch dà altri valori, non da più quelli da 0 a 100 o da 0 a 200 da meno 50 a più 50 ovviamente la parte centrale 00 è il nostro sample regolare senza modifica di pitch Tutto quello che abbiamo fatto viene memorizzato gruppo per gruppo, quindi se io ho modificato il pitch del gruppo C, il volume del gruppo B col livello, il tempo del gruppo A e, e via dicendo, queste tre modifiche non interferiscono tra di loro, quindi C terrà memorizzato il fatto che io ho mod modificato il pitch, B terrà memorizzato il fatto che ho modificato semplicemente il tempo, ha eh, il volume e via dicendo. E questo quindi nella riproduzione si, si potrà sentire. Se volessi però tornare in una posizione di default, cioè cancellando tutte le assegnazioni che io ho fatto progressivamente alla funzione fader, dovrò premere il pulsante erase in combinazione con fader per due secondi. Quindi fader, erase secondi e tutto viene cancellato. Affinché sia sicuro che la cancellazione sia avvenuta io ovviamente devo vedere, vedete, la scritta DEL apparire sul display. Fate molta attenzione a ricordarvi che questa operazione di fader più erase va compiuta gruppo per gruppo, ovvero lui non cancella tutte le azioni che abbiamo fatto, ma cancella quelle relative al gruppo dove ci troviamo. Quindi se mi trovo su D, e attivo erase e fader lui cancellerà le impostazioni per quanto riguarda il gruppo d dopodiché devo spostarmi sul gruppo c e fare la stessa cosa sul gruppo b e fare la stessa cosa sul gruppo a e fare la stessa cosa il fader funziona anche in combinazione col pulsante fx per gli effetti se io premo fx apparirà questa abbreviazione dly che sta per delay in questo momento vedo la invece la scritta off mentre adesso vedo di nuovo dly perché il meno più estremo corrisponde ad off cioè a nessun effetto mentre potrò spostarmi con il più lungo una serie di effetti gli effetti quindi che posso anche vedere qui nel senso che il display stesso mi dice che sono nella modalità fx facendo apparire un indicatore specifico FX. Quindi off, nessun effetto, delay, RVB che è il reverbero, DST che è la distorsione, distortion, CHO che è il chorus, FLT che è il filtro, filter ed infine CMP che è il compressore, compressor. Dal momento che ho scelto l'effetto che mi interessa utilizzare su un determinato gruppo, un determinato suono, ovviamente io potrò modificarlo, cioè aumentare o diminuire la sua presenza sempre con la levetta del fader. Ok? Quindi, se mi trovo per esempio su un gruppo specifico dove sono memorizzati nella sequenza alcuni suoni e attivo effects scegliendo delay. Vedo che il fader vedrò che il fader cambierà il comportamento dell'effetto stesso. Una cosa quindi che posso fare con gli effetti è quello di assegnarli, ma in realtà non c'è da questo punto di vista, nel dispositivo, una versatilità che mi consente di assegnare ad un gruppo o ad un altro degli effetti diversi. Questo significa, per esempio, se io riproduco il mio brano, e da zero effetti, passo al chorus sento che l'aumento del chorus mi dà alcune, alcuni aspetti interessanti ma modifica tutto modifica il gruppo B, il gruppo C, il gruppo D, il gruppo A cioè modifica le batterie, le melodie, i bassi e i nostri campioni Posso però agire da questo punto di vista cambiando alcune cose nelle scene e quindi cercando di includere o di escludere alcuni suoni che io voglio siano effettuati in un certo momento o in un altro. C'è da dire che questo deve essere anche inteso come un dispositivo che ha una valenza performativa e quindi che ci consente, col passaggio veloce durante la riproduzione da una scena all'altra, eh, da un pattern all'altro, da un gruppo all'altro o anche di includere e escludere gli effetti immediatamente, di poterli mettere nel momento in cui ci servono e quindi toglierli quando non ci servono più. Questo diciamo, fa sì che la fantasia anche nello sviluppo di un brano sia concepita da un punto di vista strettamente performativo. Una cosa che avevamo già visto era questo simbolino Q, ovvero il Quantize Mode, visibile nel display, che è la quantizzazione del tempo. KO2 ci permette però anche di registrare e di usare il dispositivo in free mode. Il passaggio da Q a free mode è piuttosto facile perché basta premere il pulsante timing e vedete che la lettera Q comincia a lampeggiare. Per passare alternativamente dalla modalità Q a quella free e viceversa, ci sono i soliti pulsanti più e meno che non vi faccio rivedere, ma che in questo momento lo sto premendo, per cui se io vado su P su più, scusate, vedete che adesso lampeggia l'icona Free. Quindi in questo momento ripremo meno e divado in modalità Q, quindi Q Free, Q Free. Con questo tutorial abbiamo visto molte delle funzioni di KO2 della Teenage Engineering, ma non tutte. Torneremo ad approfondire alcune questioni di modifica di questo straordinario dispositivo di editing di esportazione e connessione con tutti i Do e altri dispositivi, con un secondo tutorial. Stay tuned!